In questo file sono riportate le cose già dette nei video precedenti. L'entropia di Boltzmann, uno stato macroscopico o macrostato di un sistema termodinamico, è identificato dai valori delle grandezze macroscopiche, che sono funzioni di stato, cioè per un gas perfetto, pressione, volume, temperatura e le moliche, tanto noi non cambiamo mai. Ma ciascun macrostato può essere realizzato invece per mezzo di tantissimi microstati diversi. Microstati sono le precise configurazioni delle singole particelle. La molteplicità di un macrostato è il numero, di solito grandissimo, dei microstati diversi che possono realizzare quello stesso macrostato A, e si indica la molteplicità con W A. A è il macrostato e W è la sua molteplicità, cioè il numero dei microstati che lo realizzano. Qui c'è l'esempio con le quattro particelle, cinque macrostati. Le quattro particelle tutte a sinistra, tre a sinistra, due a sinistra, una o zero. Qui ci sono le molteplicità di questi cinque macrostati, e le molteplicità sono 1, 4, 6, 4, 1, totale 16 microstati equiprobabili, che realizzano i cinque macrostati distinguibili a livello macroscopico, mentre invece a livello microscopico, i microstati diversi sono 16 e sono equiprobabili. Qual è quello che si presenterà tra i macrostati, con maggiore probabilità? Il 2,2, perché è quello realizzabile in più modi microscopici, con la maggiore molteplicità. Per calcolare la molteplicità bisogna, utilizzare i coefficienti binomiali, perché questi permettono il calcolo delle combinazioni. In generale noi avremo, n particelle, in questo esempio n è uguale 4. E vogliamo realizzare il generico macrostato fatto di k particelle a sinistra e n-k a destra. Allora dobbiamo calcolare le possibili combinazioni per estrarre un gruppetto di k particelle tra le n. E questo numero, cioè le combinazioni possibili, rappresenta la molteplicità, cioè i modi diversi in cui io posso estrarre quelle k particelle e metterle a sinistra. Queste combinazioni sono i coefficienti binomiali n sopra k, n fattoriale diviso k fattoriale, n meno k fattoriale. Questi sono i modi diversi per realizzare quel macrostato con k particelle a sinistra. Quindi ci sono Cnk, queste sono le combinazioni, Cnk microstati che possono realizzare questo macrostato A. Per esempio, con 8 particelle i macrostati sono 9, il più probabile è quello di disordine massimo, il più simmetrico, 4,4. E con 100 particelle abbiamo appena visto tutti i calcoli della molteplicità di ciascuno dei 101 macrostati. Il più caotico è il macrostato 50-50, che prevede un numero enorme di microstati, 10 alla 29. La tendenza al disordine è dovuta proprio ai modi scorrelati e casuali delle particelle del gas, che realizzeranno spontaneamente il macrostato più disordinato di tutti, oppure i macrostati vicini, quelli altamente disordinati anche loro, per esempio non proprio magari il 50-50, ma il 49 o il 48, il 51, il 52, quelli là vicino. Questo perché sono i macrostati a cui corrisponde il maggior numero di microstati, quindi sono quelli più probabili perché si possono realizzare nel maggior numero possibile di modi microscopici. Anche solo con 100 particelle è praticamente impossibile che il gas si ritiri spontaneamente in metà contenitore. Infatti ci sono solo due microstati che realizzano questa configurazione, sono i casi 100,0 e 0,100, i macrostati più ordinati di tutti, i due macrostati estremi, mentre ce ne sono ben 10 alla 29 che realizzano il macrostato di massimo disordine, cioè il 50-50. Figuriamoci se questo è vero con solo 100 particelle. Cioè, che cosa è vero? Che è praticamente impossibile generare spontaneamente l'ordine dal disordine. Allora figuriamoci un gas vero che è composto da almeno 10 alla 20 particelle. Poi abbiamo l'equazione di Boltzmann dell'entropia. Boltzmann dimostrò che l'entropia di Clausius si può esprimere attraverso questa formula, costante di Boltzmann, logaritmo della molteplicità del macrostato A. Questa è la formula per calcolare l'entropia associata a un macrostato. A infatti è un macrostato, W ha la sua molteplicità, S ha la sua entropia, che è determinata dal numero di microstati che realizzano quel macrostato. Quindi l'entropia è una misura del disordine del sistema, perché un sistema se è molto disordinato, più è disordinato, più microstati ha che lo possono realizzare.
Ecco qua l'entropia associata a un macrostato è tanto maggiore quanto più il macrostato è disordinato, cioè realizzabile attraverso un gran numero, la molteplicità di microstati diversi. Infine abbiamo visto la curva verde nel grafico Excel, è la curva dell'entropia associata a ciascun macrostato. I macrostati realizzabili in un solo modo sono quelli due estremi, il 100,0 e il 0,100. Per loro l'entropia vale 0 perché hanno un solo modo, la molteplicità è 1, quindi il logaritmo di 1 fa 0. E vale 0 anche l'entropia di un cristallo perfetto a 0 Kelvin, dove non c'è nessuna agitazione termica. La curva verde, cioè l'entropia, aumenta spontaneamente quando il gas passa da un macrostato iniziale più ordinato, per esempio tutte le particelle raggruppate in una metà del contenitore, a uno più disordinato, particelle distribuite uniformemente. Quindi spontaneamente si ha il passaggio dall'ordine al disordine, perché i microstati sono tutti equiprobabili e quindi si andrà praticamente in modo sicuro verso quei microstati che realizzano i macrostati più disordinati.